Claudio Gambaro, Ignolo Rap. Testa di cazzo. No, non iniziamo, no, perché c'è un appuntamento importante questa come sera. C'è un appuntamento importante questa sera, farina e tapioca. Come ti chiami? L'appuntamento con il pulmino del dottor Stranodore. Allora, il pulmino del dottor Stranodore sta percorrendo a velocità incredibile via San Felice, in quel di Molassana a Genova. No, perché? No, via Satellite, no, via perché? San no, perché il nostro Alberto Nisseua deve andare praticamente questa sera alla discoteca qua vicina, che non possiamo fare il nome comunque. No, la soffitta. La soffitta, è vero. Perché alla soffitta questa sera Stranodore cercherà di far riavvicinare due cuori che apparentemente lontani si cercano a vicenda. Si sono cercati anche a Vicenza, però hanno subito una specie di così, un ritardo del treno, no, un trabocchetto. C'è stato un hanno sabotato un amore e il dottor Stranodore cercherà di recuperare questo. Allora, vediamo se è pronto il collegamento con il dottor Stranodore che sta percorrendo. Credo, siamo in collegamento via cellulare. Allora, Alberto Nisseua, pronto? Pronto, sono qui, via! Allora, andiamo a cercare Antonio. Antonio, Antonio, vediamo, è qua, ci ha detto che lavora qua, Antonio. Dov'è Antonio? Scusi, lei sa mica dov'è Antonio? Guardi, deve essere di là, nell'altra sala. Oh, bellina, un altro piano da salire, è due ore che giro. Allora, senta, dottor Stranodore, lei questa sera è inviato speciale per farina e tapioca. Riusciremo questa sera a unire questi due cuori che si sono lasciati, si sono persi, ma nonostante tutto si stanno cercando a vicenda. Benino, benino. Bene, allora, lasciamo ancora un po' di tempo per vedere se riusciamo veramente nell'intento di quello che è lo scopo questa sera di farina e tapioca. Il dottor Stranodore sta cercando lui. Antonio, Antonio, eccolo qua, Antonio, mia. Senti un po', mi senti lì dalla radio? Allora, dottor Stranodore, sì, siamo sempre in collegamento, io la sento benissimo, anzi, credo che lo schermo blu di RGS si stia per attivare. Eccolo lì, la vedo anche. Oh, meno male, mica, è due ore che giro qui. Allora, collegamento audio, collegamento, collegamento audio video. Ma come parli, mia? Alberto Nisseua per farina e tapioca, cerchiamo. Alberto, ti vedo con un personaggio, credo che sia il personaggio che stiamo cercando. Mia, lui è Antonio, Antonio, allora Antonio, senti un po', come mai questa storia qua di questa donna che prima la vuoi, poi non la vuoi, poi la rivuoi, ma insomma che cazzo fai? Perché prima la volevo, poi non la volevo perché mi ero stufato, poi, poi me ne è tornata voglia, ora è la rivoglio. Ho capito, ma senti, come ti chiami? Antonio, hai detto? Antonio. Bene, Antonio, sei lì con il nostro Alberto Nisseua, credi che la donna che stai cercando sia proprio nella stessa discoteca dove tu ti stai aggirando con fare circospetto? Sì, 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 è proprio qua. Senti, ma io vorrei sapere una cosa. Lei, secondo te, ci sta o non ci sta? Ma io spero. Ma speri che... Cioè, praticamente, prima l'hai voluta, poi l'hai mollata, poi ci hai fatto le corna, poi te l'ha fatta lei con un negro. Insomma, adesso, in questo momento, tu adesso devi metterti qua davanti alla telecamera di RGE e adesso ci devi fare l'appello, hai capito? Allora, vediamo se innanzitutto, esatto, spostati verso il palchetto centrale che abbiamo allestito all'esterno di questa discoteca. Dunque, Antonio, tu vedi che c'è una porta davanti a te. Vediamo se c'è, chissà se lei apparirà questa sera dietro la porta di RGE, Stranodore, tapioca e farina. Allora adesso, mia, qua c'è il microfono, la telecamera tutta aperta. Ora ci fai un bel appello a sta brava giovane, hai capito? Lanciamo questo video messaggio, allora, Antonio. Prima di tutto, come si chiama? Paola. Allora, mi raccomando, stai a sentire quello che c'è da dire, sto besugo qua, è un attimino.
Tu, pega di posto il microfono. Allora, cosa devo dire? Paola, da quando praticamente mi hai mollato, no, non vivo più. Non vivo più, sono arrivato addirittura al dottor Strano Odore. Sì, effettivamente ho tentato anche di suicidarmi. Quindi, non so. Ma cosa sei scemo? Via, per un po' di busta ti tagli le vene. No, beh, dottor Strano Odore, mi raccomando. Però mantenga... c'è una notizia, cosa è qua, ragazzo, è giovane. E beh, certo, comunque il videomessaggio è stato inviato. Credo che sia stato anche recapitato. Se... Ma faceva ancora da dire qualcosa. Vabbè, certo, se vuoi finire... No, perché il ragazzo è infogliato, lo vedo che è infogliato. Certo. No, niente, volevo solo dire, vedi te, se vuoi continuare a darmela oppure no. Molto bene, allora questo è il videomessaggio di Antonio per quanto riguarda Strano Odore in collegamento speciale con Farina e Tapioca. Questa! A Milano, Sant'Ambrogio, mi ha fregato l'orologio. Che succede? Farina e Tapioca! Bravo! Siamo ancora noi, quelli del Camel Froggi! Uno spettacolo scritto, diretto e condotto da Ennio Lorè e Claudio Gambaro con la partecipazione di DJ Carioca. Allora, una buona sera a tutti, ecco. Vai così! Vai! Così che si comincia! Allora, Farina e Tapioca, Claudio Gambaro, Ennio Lorè. RG 106.3, Claudio Gambaro, Regno lo Rap e anche... Basta! Ascoltate, Farina e Tapioca! Farina e Tapioca, Farina e Tapioca, Farina e... Metti la ba... metti il microfono lì in mezzo e fai partire la base. E ciao, 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 sono le 20:20 e 56 minuti primi qui a Farina e Tapioca, RGE 106.3, Ennio Lo Rap che sta scolando la pasta. Allora, speriamo che sia pronto in tutto, il più in fretta possibile, perché veramente noi qui abbiamo fame, abbiamo veramente molta fame, abbiamo anche delle cornacchie che ci stanno grattando ovunque, perché avremo questa sera un collegamento in via San Felice, un collegamento con tutti i superstiti della gara canora tra i consoli onorari. Questo ve lo spiegheremo nel corso della puntata di questa sera, puntata del 14 marzo, credo, è il 14, no, è il 13 oggi, mi dicono dalla regia, che poi sono io, che è il 13. Comunque, nell'attesa che decolli definitivamente questa nostra puntata, perché come voi sapete, sicuramente, beh, lo sapete perché ve ne siete accorti, noi siamo un puzzle, noi ci chiamano collage e io non so più cosa dire, perché Ennio Lo Rap non sta intervenendo, perché ragazzi l'hanno legato. Ebbene sì, mi sa che è tempo di musica, andiamo con la musica, forse è meglio. Ah, una roba seria, Madonna. Nonostante questa atmosfera molto affascinante che non farebbe assolutamente pensare a Farina e Tapioca, il mitico programma di RGE 106.3, invece no, siamo noi, siamo proprio noi, siamo ancora noi. Mentre questa che ormai mi hanno già sparato nelle cuffie, è la musica che accoglierà questa sera la performance del signor Celai, il nostro tuttologo cinese, che si sta preparando, è sul binario di partenza. Sta per decollare e c'è qualcuno invece dall'altra parte che ha veramente fame. Ho fame! Allora, Ennio Lo Rap finalmente è riuscito. Hai preso il pizzaiolo? Ho fame. Hai preso il pizzaiolo? Sì, ho fame. In ogni caso ho fame. E soprattutto bene. Fernet Branca. Questa è Radio Verità. Questa sì. Anzi, io su questo vorrei anche spendere una parola. Spezziamo anche una lancia in nostro favore. Spezziamo una lancia in nostro favore. Perché? Perché noi, chi siamo noi? Noi siamo
La verità. Noi siamo la via. Radio Verità. È Radio questo. Verità. È vero, il jack che viene sparato nel mixer, sì, in diretta perché tu arrivi in ritardo. Chiaro. Oppure no, il pizzaiolo che entra con la bicicletta, tipo, no, magari fosse. No, è illuso. Già, speravi che. Tu speravi, comunque c'è un canale. C'è un canale di informazione, sì, che è il nostro diretto, che ci informa che alla Fiera di Genova si svolge il Salone Primavera. Esatto. E questo perché? Perché a partire da domani, credo, da domani mattina c'è l'ennesima Fiera Primavera fino al 24-26 marzo, credo. No, cara, sei molto male informato. Bravo. Fino al 22 marzo prossimo, non quello scorso. Ah, non quello, non che... del 97. Ho capito. Il 22 marzo del 98. Alla cerimonia d'apertura, oltre al presidente della fiera Carla Gardino Prato e responsabile della OEI, che ignoro del tutto. Non ho idea, proprio. Io sono astemio. Sì, io tra l'altro qui ho delle cose che. Sì, all'inaugurazione che si è svolta ieri, tra l'altro, sì, io ti sento. Okay. Ci sentiamo bene? Sì, sì. Vogliamo scendere un bacino? Muah! Oh. Ok. Dicevamo che all'apertura della fiera erano presenti l'assessore del turismo della provincia di Genova, Marisa Bacicalupo, e l'assessore al traffico del comune Arcangelo Merella, Luciano Ulicino in rappresentanza del prefetto, alla sinistra il presidente dell'ASCOM Paolo Done e alla destra il console per gli affari generali degli Stati Uniti George Ruffner. Ai fornelli la mamma di Nistri, ovviamente. Perché lei è sempre presente, esatto, che si occupa del foraggio, delle bettovaglie e che più ne ha più. Più ne metta. Ma diciamo stasera quali sono i veri appuntamenti di Farina e Tapioca. La stecca è quella che conta nella vita. Perché? Perché Cuba a parte. Non l'ho capita questa. No, adesso leggevo tra le righe che alle 11.30 del giorno, non è specificato, inizierà la gara femminile di biliardo biliardo a stecca femminile. Com'è fatta una stecca femminile? Quella maschile già la conosciamo, è quella di legno, che serve per prendere le palline, che si mettono delle buche, no? Però la stecca femminile, secondo te una stecca femminile come può essere? Chiediamo agli Young Balloon di Leprave prima, cosa dici? Sì, loro se ne intendono. Che cos'è questa, Enio? E questa è Erotic Artichoke. Hai visti? A chi?